Assimoco, una storia in movimento. Assimoco rappresenta il gruppo assicurativo di riferimento del movimento cooperativo ed è presente in Italia da oltre 30 anni. Per questo motivo Assimoco potrà riservare sconti particolari a imprese, clienti, soci e dipendenti di banche di credito cooperativo e alle cooperative aderenti a Confcooperative. Per info e dettagli contatta la tua agenzia. È sua l'auto? Sì. Ah, una fortuna straordinaria. Sì, una fortuna incredibile. È completamente distrutta. Ma da quello che si vede, è lei il fortunato? Sì, è da buttare. Che fortuna! Grazie! Certe offerte Grazie. Capitano al momento giusto. A marzo c'è un'offerta che vale per tre. Citroen C3 Picasso benzina, diesel e GPL allo stesso prezzo, a 13.190 euro. Prove tecniche di udito. Maico, dal 1937, la soluzione giusta per tornare a sentire. Ti aspettiamo nei nostri centri in Abruzzo. Chiama lo 085 422 4030 per prenotare un controllo gratuito dell'udito. Un saluto da Paolo Sinibaldi. Siccome siamo una trasmissione multisportiva, abbiamo deciso di dedicarvi una trasmissione davvero multisportiva, di Parliamone. È la puntata numero 29. Siamo nel regno dello sport, nel nostro regno dello sport, Moving, la palestra, ma è lo studio di personal trainer one-to-one che si trova a Pescara, Villa Raspa, zona Arca, per farvi conoscere, già le conoscete, ma per farvi approfondire alcuni temi riguardanti tre discipline sportive. Oggi con il tennis, il golf e i motori. E allora, cominciamo con il nostro tennis, quello che abbiamo registrato in uno dei circoli più belli di Pescara, dell'Abruzzo, ma forse dell'Italia, il circolo Prati 37, con un po' di curiosità all'interno. Mancava una rubrica di tennis in Abruzzo e allora, grazie alla collaborazione del Circolo Tennis Prati 37 in Via Prati a Pescara, abbiamo deciso di colmare questo vuoto. Una rubrica semplice, rapida, veloce, ma che possa saziare ogni mese la vostra voglia di tennis. Il nostro tennis si divide in tre parti: una prima parte tecnica, noi lo giochiamo così, poi una seconda parte relativa a Prati 37, l'angolo di Prati 37 con tante curiosità, e infine le news, le notizie, quelle che tutti quanti voi appassionati di tennis volete sapere e che ci arrivano dall'Abruzzo e dal Molise. Un saluto introduttivo da Paolo Sinibaldi, per la parte tecnica Luca Romano, da Prati 37. Oggi più che di un colpo in particolare ci occuperemo di una situazione tattica, e cioè di quei colpi che ci aiutano ad uscire da una situazione di difesa e a crearci una situazione di attacco. E questo lo faremo sia con esercizi al cesto, sia poi una situazione di esercitazione in palleggio, e quindi vedremo come cercare con dei colpi da fondo campo di difenderci e crearci la situazione tale da poter poi comandare il gioco. Diciamo che è una situazione che si può verificare a tutti i livelli, sia a livello amatoriale sia a livello agonistico. È chiaro che le abilità poi di ciascun giocatore fanno sì che la situazione possa diventare più facile da attuare.
però di sicuro è una cosa che si può verificare a tutti i livelli. C'è il mio collaboratore, il maestro Paolo Cartuccia, che sta giocando con Alessa Camplone, che è l'atleta di vertice del ciclo Tennis Prati. E lei è una giocatrice che sta provando a giocare i tornei internazionali, ha un ranking WTA intorno all'800esima posizione, quindi è un ranking di più rispetto. Adesso loro stanno cercando di dimostrarci questo tipo di esercitazioni, nella quale insomma un giocatore, diciamo, comanda e l'altro cerca di difendersi e cercherà di ribaltare la situazione. Innanzitutto bisogna pensarlo, cioè bisogna averlo nella testa questa idea tattica. Dopodiché, per metterla in pratica, bisogna provarlo centinaia di migliaia di volte, sia al cesto sia in palleggio. Però per prima cosa bisogna averlo nella testa, cioè aspettare la palla giusta per poter ribaltare la situazione. La palla giusta è una palla che comunque ci permette di poter attaccare e di comandare il gioco, e cioè quindi una palla a metà campo, una palla a tre quarti di campo. E per potersi creare questa situazione bisogna far sì che l'avversario giochi una palla complessa e quindi una palla molto lunga, perché se noi giochiamo corto è quasi improbabile avere una palla poi da poter attaccare. E adesso l'angolo di Prati 37, questo circolo tennis di Pescara è bellissimo, è dotato di ogni comfort, ogni facilitazione per il tennista, sia durante l'attività della pratica sportiva, sia prima sia dopo, quindi anche spogliatoi di eccellenza, ristorante, però è soprattutto tennis giocato. E allora, eccola qui la tennista più rappresentativa di Prati 37, Alessia Camplone. Sì, certo, ho fatto i primi tornei quest'anno e dei risultati abbastanza buoni, non aspettati visto l'ultimo infortunio, ho avuto una pausa di 4-5 mesi, quindi abbastanza importante, e spero, comunque mi auguro una crescita che mi aiuti e mi porti sempre più in alto. E continuerò con questi tornei quest'anno e vedremo prossimamente anche con la partecipazione alle prequalificazioni dei BNL di Roma. Punti al top anche come struttura, perché tesserata da circa un anno, da poco più di un anno, con Prati 37 hai scelto la struttura che rappresenta un po' il top dell'Abruzzo in questo momento. Certo, rappresenta il top, questo è vero, ma oltre la struttura per me sono importanti le persone, e quindi ho trovato in loro un grande appoggio, mi stanno dando una mano e al momento non mi lamento e sono cresciuta molto nonostante sia qui da solamente un anno. Allora, chi allena Alessia Camplone? Chi è Alessia Camplone e poi il sogno nel cassetto di Alessia Camplone, tanto per rimanere nella retorica? Allora, ho conosciuto il maestro Vincenzo Carlone e quindi sono con lui, mi allena lui ogni giorno, poi con le altre ragazze ovviamente, altri maestri, Paolo Cartuccia, Carlo, Rossella, tutti i maestri che sono qui, mi trovo bene con tutti quanti. E il mio sogno, che dire, è arrivare tra le prime, come tutte le ragazze che fanno questa attività, al più presto possibile, do il meglio. E come ogni settimana vi proporremo le principali news tennistiche dell'Abruzzo e del Molise. Per questa puntata inaugurale del nostro tennis abbiamo voluto interpellare il presidente regionale della Federazione Italiana Tennis Abruzzo-Molise, Luciano Ginestra. Grazie, ma un benvenuto di cuore. So quanto tu sei bravo, quando sei capace di organizzare questo evento e quando sei vicino al nostro sport. Quindi io ti ringrazio a nome di tutti i tesserati e di tutto il comitato regionale per l'impulso che dai a far conoscere il nostro sport. E ci sarà all'interno di questa rubrichetta, per adesso mensile, speriamo che possa diventare presto quindicinale oppure settimanale, uno spazio delle news, le notizie, gli eventi, il calendario dell'Abruzzo e anche del Molise, perché no? E quindi Luciano Ginestra, la prima puntata
la introduci tu, no? Allora, che stagione sarà per il tennis abruzzese il 2014? La stagione che si prospetta è ottima, come d'altronde lo è stata quella dell'anno scorso. Avremo una serie innumerevole di tornei. Inizieremo subito con le prequalificazioni agli internazionali d'Italia BNL al Circolo Tennis Pescara dal 16 al 22 aprile. Poi avremo il torneo internazionale Under 14 ITF al Circolo Tennis Pescara, che sono già due eventi di livello nazionale per la nostra regione. Una stagione che va avanti dalla primavera fino alla tarda estate, autunno, e poi si gioca fitto ogni settimana, ma anche diverse volte a settimana. Sì, diciamo che prima abbiamo fatto i campionati a squadre di tutti i livelli, poi inizieranno i tornei individuali e sicuramente occuperemo tutta l'estate fino ad arrivare all'autunno. Poi speriamo di riproporre anche i campionati regionali invernali. E poi ci sono anche i tornei open, c'è il beach tennis, insomma di sicuro non ci si annoia. Noi abbiamo visto il calendario, è un calendario forse come non mai pieno di eventi. Sì, assolutamente sì, diciamo che la stagione è piena di tornei, quindi questo inviterà sicuramente gli appassionati a collocarsi al livello che loro vogliono, a giocare nella maniera migliore, sia a tennis che a beach tennis. Come questo è lo spazio delle news che diamo, no? Allora vogliamo una news inedita che non sappiamo neanche noi, ma che ce la fornisce, non so, il presidente Luciano Ginestri. Ma guarda, che ti posso dire? Ti posso dire che quest'anno per esempio i centri estivi hanno avuto un grandissimo successo. Per esempio a Castel di Sangro abbiamo ospitato tantissimi ragazzi da tutta Italia ed abbiamo fatto anche la finale della Coppa delle Province a livello nazionale, dove sono arrivate le prime 8 province d'Italia. Spero di riuscirla a farla riproporre anche quest'anno, che per la nostra regione rappresenta un fiore all'occhiello. Arrivata finalmente la bella stagione, viene davvero voglia di stare anche all'aperto praticando sport. Uno sport che forse non si conosce abbastanza e, come abbiamo più volte detto a torto, viene considerato elitario, è il golf. Ma il golf è anche un modo intelligente di stare all'aria aperta. È uno sport che si può apprendere, è uno sport molto tecnico, è uno sport che allena il fisico ma anche la mente. E allora andiamo al Miglianico Golf Country Club. Il nostro viaggio all'interno del golf lo cominciamo grazie al Miglianico Golf Country Club con il trofeo in video by Rigoni di Asiago, il primo evento di una lunga serie di manifestazioni che caratterizzeranno il 2014 di questa importante struttura golfistica abruzzese. Il nostro obiettivo non è soltanto quello di farvi conoscere i grandi campioni del golf, e al Miglianico Golf Country Club ce ne sono, ma il nostro obiettivo è quello di farvi conoscere i personaggi, e oggi ne abbiamo conosciuti tanti. Ad esempio l'87enne golfista, 87 anni, Fernando Zannolli, oppure, non so, l'attore Michael Reale, che è un abitué di questi campi. E poi i personaggi locali, dal presidente Mario Dragonetti a esponenti storici di questo circolo come Francesco Mutani, Stefano Ferri, ma ce ne sarebbero tantissimi. E allora intanto vi lasciamo alle immagini realizzate da Luca Romano, e poi però vi facciamo vedere e vi mettiamo a conoscenza anche dei vincitori, perché in fondo quella di oggi è stata una gara vera e propria.
presidente Mario Dragonetti, cominciamo questo viaggio anche mediatico nel mondo del golf e di Miglianico, che, come dicevo in una mia introduzione, è fatto anche di ottimi giocatori di golf, ma è fatto di personaggi, di storie tutte da raccontare, e noi abbiamo anche tanto tempo per farlo adesso. Sì, finalmente abbiamo incominciato questa avventura, quindi sono convinto che potremo fare delle cose importanti insieme. Oggi abbiamo fatto una bellissima gara, abbiamo fatto uno shotgun con questo sponsor che ci ha fatto anche assaggiare delle ottime marmellate. Diciamo che il campo lo troviamo in maniera perfetta, quindi iniziamo una stagione interessante con tanti impegni, con gli impegni più importanti che poi ci attenderanno verso la fine dell'estate, quindi diciamo che siamo tutti quanti contenti. C'è una particolarità di Miglianico, tra le tante del Miglianico Golf Club, che anche quando il clima in altre zone limitrofe è considerato cattivo, qui a Miglianico incredibilmente tiene sempre. No, anche oggi mi sembra che sia andata così. È vero, è vero. In effetti questa mattina stavamo parlando proprio con lo sponsor, che era molto preoccupato del fatto che vedeva delle nubi molto scure, quindi gli ho detto non c'è problema, perché tranquillamente qui da noi l'acqua non arriva. In effetti non è piovuto, ci siamo divertiti, siamo stati tutti quanti soddisfatti, sono stati anche degli ottimi risultati e poi vedremo. Sasso è il responsabile di Invideo, che ha consentito l'allestimento di questa manifestazione a Miglianico. Ci stava dicendo prima, col microfono spento, Giuliano, che lei ha fatto diventare la sua passione per il golf anche un lavoro, che adesso ci spiega meglio. Allora, io gioco a golf dal 1985 e sono socio del Circolo di Asiago. Mi chiedevo sempre, quando avevo finito di giocare, perché non potevo avere, mentre mangiavo una pasta o bevevo una birra, avere i risultati della gara a corso in diretta, averli subito senza dover andare in segreteria e leggerli. E da lì è nata questa idea di realizzare questo Invideo. Invideo è un network di 30 campi da golf, dove siamo presenti con un monitor a 42 pollici, e su questo monitor è diviso in tre parti. Su due terzi mandiamo tutta una serie di informazioni, facciamo un magazine, facciamo tutta una serie di regole del campo. Nasce la sensazione un po' quella che sia un video del circolo di golf, quindi tutte le regole locali dei vari circoli. E su un terzo del monitor passano i risultati della gara in corso in tempi reali, come la segreteria scarica gli score, arrivano. Quindi uno, mentre mangia la pasta, beve una birra, si vede anche tutti i risultati. E poi vi abbinate a marchi anche molto buoni da mangiare, come Rigoni di Asiago, che sono un marchio leader nel settore delle marmellate, di prodotti biologici. La Rigoni di Asiago è lo sponsor da 3 anni, mi segue, facciamo un circuito di 60 gare partendo dalla Sicilia e arrivando al Val d'Aosta, e la Rigoni fa dei prodotti, sono delle cose eccezionali. Io sono di Vicenza, loro sono di Asiago, fanno dei prodotti biologici, tutte le marmellate senza zuccheri, perché hanno soltanto il fruttosio, lo zucchero della frutta, e facciamo questa abbinata con il formaggio asiago. Quindi in queste tappe proponiamo ai golfisti questa degustazione di prodotti marmellati di formaggio asiago. E fanno giocare bene a golf, ci dicono. Vi avevo promesso che vi avrei detto, naturalmente, anche i vincitori del trofeo Invideo Golf by Rigoni di Asiago qui a Miglianico. Ebbene, la prima coppia netto è stata quella composta da Stefano Cioci e Roberto Milani, con 40 punti nella premiazione effettuata dal presidente del circolo, Mario Dragonetti. Sarà che noi siamo malati anche di motori, ci piacciono
tantissimo i motori, non piacciono solo a me ma piace anche al personaggio che non vedete mai inquadrato perché è lui che inquadra noi, cioè il nostro capo tecnico Luca Romano. Noi abbiamo una grande passione per i motori e abbiamo una grande passione per chi pratica i motori con stile, eleganza e poi anche bravura con il mezzo. Carlo Toschi è un pilota pescarese che si distingue per il suo stile, per la grande classe, ma in questo caso anche per una bellissima Porsche Cayman che ci ha fatto provare al circuito di Ortona. Carlo Toschi è pronto a ripartire per una nuova stagione di motori a quattro ruote. L'entusiasmo è quello di sempre per raccogliere nuove sfide guardando avanti con ottimismo. Il 2014 di Carlo Toschi guarda soprattutto alle cronoscalate italiane, senza disdegnare qualche puntatina in pista. Lo abbiamo incontrato in un soleggiato pomeriggio primaverile sulla pista di Ortona, in provincia di Chieti, intento a provare una Porsche Cayman insieme a Pietro Pierdomenico. Se la dovrà vedere, tanto per capirci, con Ferrari e Lamborghini. Sì, si tratta di un test tecnico in definitiva, però è anche un po' il punto di partenza di un'idea, un programma che voglio sviluppare insieme all'amico Pietro Pierdomenico, che poi è il proprietario della Cayman. E l'idea di partenza è quella di condividere questa vettura per il 2014, impegnandola nelle cronoscalate italiane, quelle che andremo a decidere adesso in questi giorni. E tra le altre idee vorremmo prendere parte a un trofeo che è istituito per la prima volta quest'anno nel 2014, un trofeo che oltre a prevedere appunto alcune cronoscalate, la Sarnano-Sassotetto, la cronoscalata di Casa che è Popoli, Ascoli valida per il campionato europeo, e praticamente prevede anche due gare in pista presso l'autodromo di Maggiore. Pertanto è un trofeo molto interessante che è tutto concentrato nel centro Italia. Tra l'altro la Porsche Cayman, la versione da corsa, è una macchina che nasce per la pista, è un po' adattata per la salita. E pertanto diciamo abbiamo buone possibilità, anche se le concorrenti di questa classe, la classe GT, che sarebbero Ferrari e Lamborghini, onestamente sulla carta sono un po' più avvantaggiate. Vediamo cosa riusciamo a fare, insomma c'è tutta l'intenzione di fare bene anche quest'anno. Una carriera, quella di Carlo Toschi, iniziata nel 1999 e proseguita ininterrottamente fino a oggi, 2014, da una 1003 Peugeot alla mai dimenticata classe 2000, quindi i prototipi sportivi, e adesso una Porsche. Le esperienze di guida non mancano a Toschi, questo è chiaro, esperienze che significano massima conoscenza di ogni mezzo e di ogni situazione. Per un pilota, passione e conoscenza sono tutto. Sono partito nel 99 con una Peugeot 205 1003, è stata la prima vettura, la prima cronoscalata è stata quella di Ascoli, e sono passato alla 106, alla 1003, e per passare nella classe dove ho raccolto diciamo i risultati migliori, la classe 2000 con la Clio.
Con la Clio nel 2004-2005 abbiamo traguardato il campionato italiano della classe, di categoria, e poi nel 2004 il grande salto con le vetture sport. Sono passato ad una Lucchini motorizzata Alfa Romeo, e già all'epoca era una vettura un po' datata, però è servita per apprendere un po' la guida, prendere confidenza con una vettura che è completamente diversa dalla Turismo. E già nel 2006 sono passato alla Osella con motore BMW, un esemplare tra l'altro molto con un palmarès importante, e non nascondo di aver trovato delle difficoltà, superate poi successivamente con una versione Honda che ho utilizzato veramente poco, per ritornare alla versione 3000 BMW, e adesso dopo 10 anni in pratica, perché sono trascorsi 10 anni dalla Sport, ritorno su una vettura turismo che è una macchina che mi è sembrata anche molto sincera, niente affatto facile da domare, è un 3004 Porsche con un cambio a 6 marce, molto preciso, è una vettura che ha un inserimento neutro, non sottosterza, da gestire un po' di potenza all'uscita dalle curve, però una vettura insomma che diciamo il primo impatto è stato veramente molto molto incoraggiante. Parliamone sarà con voi per tutto il mese di maggio. In questa puntata numero 29 vi abbiamo regalato davvero il multisport. Nelle prossime puntate altre sorprese. Atletica già dalla settimana prossima con la mezza maratona di Pescara, e poi davvero tanto altro. Speriamo che possiamo chiudere questa stagione sportiva invernale, primaverile adesso, di Parliamone, con qualche bella notizia anche del nostro e del vostro amato calcio, con il Pescara che va davvero così così male e con Lanciano che invece sarà con tutta probabilità in lotta per i playoff fino all'ultima giornata. Un saluto da Paolo Sinibaldi, ci vediamo alla puntata numero 30 di Parliamone. Non perdere tempo, da Autostore Abruzzo sono arrivate tante novità al miglior prezzo: Citroen C1 1000 Seduction, chilometri zero, 5 porte, full optional in varie colorazioni a soli 8.950 euro chiavi in mano, passaggio di proprietà più terzo anno di garanzia in regalo. Una pratica city car dai consumi ridotti e massima affidabilità. Vieni a scoprirla presso il nostro showroom a Pescara, zona industriale, strada vicinale Torretta numero 5. Visita il sito www.autostoreabruzzo.com. Un prodotto unico di nome Di Fatto. Nel liquore alla Centerbatoro gli ingredienti Sambuca e Centerba sono gli stessi di sempre. E chiamarsi Centerbatoro che farà differenza. Assimoco, una storia in movimento. Assimoco rappresenta il gruppo assicurativo di riferimento del movimento cooperativo ed è presente in Italia da oltre 30 anni. Per questo motivo Assimoco potrà riservare sconti particolari a imprese, clienti, soci e dipendenti di banche di credito cooperativo e alle cooperative aderenti a Confcooperative. Per info e dettagli contatta la tua agenzia. Prove tecniche di udito. Maico, dal 1937, la soluzione giusta per tornare a sentire. Ti aspettiamo nei nostri centri in Abruzzo. Chiama lo 085 422 4030 per prenotare un controllo gratuito dell'udito.